Regà, avete sentito le voci che girano ultimamente? Quelle sul fantasma? Sì, ne ho sentito parlare, però solamente un ragazzino ci crederebbe. E poi Marco, cioè, fatelo dire, la smette di guardare film dell'orrore, perché se no, poi pensi solo esclusivamente a queste idiozie. Idiozie? Mi prendi in giro? Guarda che ci sono persone che dicono di averlo visto per davvero. E allora faccio vedere pure a noi. Magari chiedigli quando è disponibile. Sì, 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 ridi pure. Vi aspetto al portico stasera, nell'ultima zona in cui è stato avvistato il fantasma. Ah, non vi è saltato a mancare, eh? Chi manca? Sì, sì. Sì, basta di fatto, Ricci. Io me ne torno a casa. Esiste? Cioè, basta. Sì, ho capito che esiste. Beh, possono pure esistere, ma... Cioè... Allora, capisci che non puoi pensare solo esclusivamente a ste cose. Così, così, invece ci penso, perché sono vere. Punto. Vabbè, ma tu che ne... Ma dov'è Anna? Vabbè. E quindi, secondo me, esiste. Punto. No, non è così. Ci stiamo cacando sotto, Da questa parte, ragazzi. Voi andate via. Questo non è un posto per ragazzini. Non mi hai sentito? O stai cercando di fare la coraggiosa? Allora faresti meglio a scappare. Perché dovrei? Cosa hai da fissare così tanto? Allora senti il fantasma. Senti un po', ragazzi. Sì, è proprio lì in quel vicolo. Signor fantasma. Luigi. Io mi chiamo Anna. Non pensavo saresti venuta. Come hai fatto a capire che ero qui? Il bigliettino che hai lasciato cadere l'altro giorno. C'era una croce sopra e quindi pensavo potessi essere in chiesa. Che roba. Di solito le persone scappano da me. Chi sarebbe così stupido da seguirmi? O addirittura venirmi a cercare di proposito? Pensavo volessi vedermi. Ho detto qualcosa di divertente? No, no. E allora perché stai ridendo? Hai ragione. Volevo vederti. Ero curioso di sapere chi fossi, dato che in questi 200 anni sei l'unica persona che non è scappata dopo avermi visto. Allora è vero, sei un fantasma. Meno male. Eh? Comunque non sono scappata da te perché non mi sembravi affatto pericoloso. Io non ti sembro pericoloso. Mi stai prendendo in giro. Sai che fine hanno fatto coloro che si sono presi gioco di me? Non gli hai fatto niente. Posso vederlo? Non sei una cattiva persona. Piuttosto, perché vuoi che la gente si allontani da te? Ludwig. Sono stato maledetto. Circa 200 anni fa, quando sono morto, non sono andato né all'inferno e né in paradiso. Sono rimasto rinchiuso in questo mondo, legato a questa orribile maledizione.
Che maledizione. Le persone non possono vedermi. Però io posso vederti e anche i miei amici ti hanno visto. Fammi finire di parlare. Le persone mi vedono solo se sono spaventate da me. È proprio questo il problema. Tu sei l'unica persona che non è corsa via dopo avermi visto. È come pensavo. Tu non sei da meno. Sei spaventata. Lo sono. Sì, almeno credo. Capisco. Si può sapere cos'hai? Non sei terrorizzata. Hai visto un foglietto con una croce di sangue e ne hai seguito gli indizi. Sembri molto di più tu il fantasma. Aspetta un attimo, non sarà che... Di che colore è questo? Ecco perché. Tu non puoi vedere i colori, vero? Ad ognuno le sue, eh? Sì, è vero. Non posso vedere i colori. E spesso mi dicono che io non abbia emozioni. Però sinceramente non capisco cosa significhi. Non hai emozioni? Già. Forse è per questo che non ho paura di te. O almeno credo. Piuttosto deve essere davvero dura per te non parlare con nessuno per 200 anni. Vorresti solo un amico. Non è così. Non sarà che lei... Venire psicanalizzato da una ragazzina. Guarda un po' come mi sono ridotto. A me sembra che tu abbia più o meno la mia età. Eh? Ti sei scordata la faccenda dei 200 anni o cosa? Giusto. Scusami. Sei piuttosto simpatica per non avere emozioni. Incontriamoci ancora. Aspetta, dove stai andando? Certo che ce n'hai messo di tempo. Forza, andiamo. Dove dobbiamo andare? Voglio mostrarti un posto. Va bene, ti seguo. Conosco questo posto. Venivo spesso qui anni fa. Bene, questo mi semplifica le cose. E dimmi, sai anche del suo passato? No, temo di no. Allora mettiti comoda, devo raccontarti una storia. Tanti anni fa, facciamo 200 per convenienza, c'era un giovane, uno stupido orfanello, che girava per la città a fare il teppista. Abitava in una chiesa. Non troppo lontano da qui. Un giorno, durante una delle sue scorribande, incappò in una splendida tenuta e decise così, sia in preda alla curiosità che alla noia, di avventurarvisi all'interno. Poco ci pensava però al fatto che quella fosse la villa di un nobile molto potente. Mentre vi si intrufolava però venne scoperto da una giovane fanciulla, la figlia del conte. E poi cosa è successo? Beh, nulla. Fortunatamente la figlia del conte era una ragazza molto solitaria. Ed era praticamente un pezzo di ghiaccio.
girava voce che non aveva emozioni e che era prossima alla cecità. E per questo decise di non dare l'allarme, salvando la vita al terpistello. Però gli fece promettere che doveva tornare. E lui di nascosto mantenne la promessa. Però qualche tempo dopo la ragazza venne costretta a letto per un'influenza molto grave, che il padre purtroppo sottovalutava. Il giovane, che dopo tempo se n'era innamorato, decise di andare a farle visita. Tuttavia venne fermato dal padre della ragazza prima che potesse anche solo vedere l'uscio della villa. Aveva scoperto le intrusioni del giovane supportate dalla figlia. Ed in uno scatto di rabbia picchiò il povero ragazzo fino ad ucciderlo. Wow, è davvero una storia triste. E poi cosa è successo alla ragazza? Lei morì a causa dell'influenza. Come pensavo. Davvero una storia terribile. Ma tu dove l'hai sentita? Già. Dov'è che l'ho sentita? Anche se non posso averne la certezza, questa potrebbe essere la sua storia. Che stia cercando di dirmi qualcosa. Ti starei chiedendo perché siamo arrivati a parlare di questi due teppistelli. Perché proprio qui sorgeva quella tenuta. Circa mezzo secolo fa, se non mi ricordo male. Se non ricordo male. Ludwig. Mi stai nascondendo qualcosa? Non sarà che quella storia... Sì, era la mia. Mi dispiace. Ho la gola secca. Credo di aver parlato troppo. Aspetta! Ai fantasmi non si secca la gola. Cosa? Questi sono ricordi. Di chi sono? Sono in bianco e nero. Ludwig. Quello è Ludwig. Di chi sono questi ricordi? Tornare a casa. Duecento anni. Mi ci sono voluti ben 200 anni, ma alla fine ci sono riuscito. Sono tornato da te. Tuo padre mi maledisse e mi uccise. Tu invece moristi poco tempo dopo. Credimi, per così tanto tempo ho cercato di redimermi in ogni modo. Però c'è qualcosa che ho capito. Io continuavo ad esistere, legato a questo mondo, incatenato ad una perenne solitudine e sofferenza. Mi ero rassegnata all'idea che tu non ci fossi più. Fino a poco tempo fa avrei anche avuto ragione. Incontrai quella ragazza per puro caso. Eppure sin dall'inizio
ho avuto qualche sospetto. O meglio dire, speranza. Una ragazza che non ha emozioni, che non vede i colori, non poteva essere una coincidenza. Deve essere così, non c'è dubbio. Quella ragazza è la tua reincarnazione. Pensa un po'. Porta anche il tuo stesso nome. Anna. Sembra proprio che il mio tempo a disposizione stia per sparire. Non avrei mai pensato di poter provare questa felicità dopo la maledizione. No, che dico. Non sono mai stato così felice in tutta la mia vita e morte. Mi dispiace doverti abbandonare ancora una volta, Anna. Spero riuscirai a perdonarmi. Addio, Anna. Dimenticati di me e vivi una vita serena e felice. Addio, Anna. Posso vederli? Ho capito. Ora ricordo tutto quanto. Perdonami, ma proprio non posso dimenticarti. È grazie a te se ora posso provare delle emozioni. Se finalmente il mondo che vedo è un mondo vivido. Ovunque tu sia in questo momento, aspettami. Un giorno ci rivedremo.